Eccolo il fake flip. Tra l'altro, scusatemi se interrompo. Romolo vicino ai Navigli verso le 16:30. Sì, sicuramente andavo da Giulia. Mi hanno mandato l'invito per Rust, ma non ho ancora giocato a Rust. È un problema? Chi ha visto gente che giocava a Rust? Devo giocare a Rust? Mi hanno mandato l'invito, devo farlo. La gente si ammazza? Sono cattivi? Sono tryhardonini? Perché io ho paura, se entro e mi sparano, mi ammazzo. Però in ogni caso, regà, c'è la nuova season di Fortnite e questa non si può ignorare. Ragazzi, guardate qui che bello. Vediamo cosa è successo mentre non c'ero. Ciao piccola. Vado più. No. Mi dai la mia accetta, per favore? Ah, sì. Eccoci. No! Siete levitato! Dai, non fa il matto. Io scherzo. Si apre YouTube, quindi... è un cazzo. Ah, posso dire una cosa? Ah, odio la Tomodachi! Odio Dario! No, sto scherzando. Bro! Questa live è il pub nerd, giusto? Mi sono sbattuto 40 minuti per fare una gag incredibile. Dovevo entrare dentro questa chiamata con... Mi sono fatto questo cazzo di avatar con un PNG. Ho preso il PNG, fatto lo screenshot alla live di Luca. E prendi il momento giusto per fare lo screenshot. E prendi il momento giusto per fare lo screenshot allo sfondo di Luca. Faccio il ritaglino in PNG, faccio l'avatar, faccio la bocca che si muove e faccio un avatar diabolico, in modo che quando parlo l'avatar si muove e apre la bocca di mangaka 69. Ve lo fa mangaka 69 cattivo che entrava dentro StreamYard. Entro dentro StreamYard dopo 40 minuti e sbatti. E banna. Mi banna da StreamYard. Buttato al vento. Ecco, mangaka 69 non ha mai preso vita. Guarda, mi sono stra impegnato per fare questa merda. 40 minuti del cazzo. Bannato. Ecco, ecco come vengo ripagato per i miei sacrifici. Ecco come vengo ripagato per ogni cazzo di goccia di sudore che monta a terra. Che cazzo! Io cerco di mantenere alta la Tomodachi e tutti quanti mi danno contro! Mi bannano addirittura! I manga fanno schifo. Death Note è una merda. Ecco quello che direbbe Mangaka 69. Eccolo. Ti piace, eh? Pensa quanto era divertente farla nel momento giusto. E invece no. Il tastino ha deciso di lanciarmi fuori. Fuori da streamer. Your name. Non conosco, non so cos'è, sicuramente è una merda. Sicuramente è una merda. Sicuramente è una merda. Un patrimonio UNESCO di clip di mangaka. Michel Puttini fa ingelosire mangaka. Mangaka fa ingelosire Michel Puttini. Lucilla si ingelosisce per Michel. La mia creatività la do a persone che non sanno gestirla. Ecco, ecco qua. La creatività di Panetti. È pure scritto al contrario. La do in mano a Dario Moccia che ci fa. Michel per colpa di mangaka. Mangaka guarda il culo di Michel Puttini, punto interrogativo. E tutti giù a cliccare come merde. Di no. Io non clicco, l'ho già vissute quelle cose. Incredibile. Flex. Cioè ormai la Tomodachi è questo. Ormai è questo. Giochiamo a Minecraft, a fare il parkour. Giochiamo a Rocket League. Non ci si diverte più qua. Ani, grazie mille per il premio. Lo svecciatoro, grazie mille 4 mesi. Devil, grazie mille 14. Siamo quasi 25, belli, ben tornati. Allora, ho trovato la banana che avevo in frigo. Questa banana è un po' bolsa. Volevo avvisare che delle donne aliene stanno rapendo tutti i maschi della Terra con un pipo grande. Non preoccuparti, tu sei tranquillamente al sicuro. Ti scrivo solo per dirti che questa astronave è incredibile. C'è anche il YFAPS. Hai il pipino. Alex, grazie per il premio. Allora, spero. Ah, questa è una banana bio. Questa. Non bisogna giudicare le banane per il loro colore. Scoppiamo. Boh.
Scoppiami. Cosa vuol dire il marocchino? Cazzo, di 10 metri. Chi è questo? Ciao, bro. È Omi? Dove cazzo va? Ma chi guida? Basta. Cazzo, dai, che non voglio fare la lista stradale. Vabbè, Biano, sto coso fa massimo 50 all'ora. Basta! Max! No, ma no, schifo, ma fa senso a me anche quando uno le mette le lenti. Eccolo. È una situazione stranissima. No, a me gli occhi come i denti, che sono queste... Io mi cambio nel frattempo, però ti sento. Cosa stai facendo, Luca? Che cazzo succede? Potrebbe essere crashato? Non tornerò mai più! Nella sua visuale, io non tornerò mai più! Non ho capito. Grazie, grazie per 4 mesi. Boh. Ma ciao cucciolo, cuore che luccica, cuore che luccica, sbagli sempre il mio nick. Grazie per 4 mesi. Dai, grazie per i 8 mesi. Barba, grazie per i 9. Smom, grazie per i 2. Che cazzo vuol dire? O se mi piace quando ti tocchi la testa e fai... Perché il fa il cieco? Chiama... Oh, Ale! Che bella visuale qui! È molto divertente vederlo cucinare così. Lorenzo, grazie di 9. Fai live a Napoli? Perché no Napoli? Perché fai no live Napoli, Napoli, Justin? Per favore, TVB. Mi fa ridere. Oh, io? Simone 2111 FE dei nostri. Ciao Simone! Ciao! Lo sapevo! Dio benedetto del Dio! Del Dio benedetto del Dio! Del Dio benedetto del Dio! Del Dio! Buongiorno Simone, benvenuto! Ok, camminata normale di Marco. Eccoci di nuovo. Ok, fino a qua. Ciao Big. Bene, grazie Luna per i 2 mesi, grazie Ale, grazie 4, fragassi 20 bits, belli, bentornati, grazie. No, non è una corsa. Cos'è? Cioè tu intanto agiti troppo le mani, troppo le braccia in modo... Cioè tu... Non lo so, è scordinato. Ma che cazzo dici? È normale. Non è normale. È normale. Non lo è. Tu alzi troppo. Tu sei in punta di piedi anche quando corri. Com'è possibile? Ti fa male. Paolo, grazie 3 mesi. Non è una corsa. Che cazzo è? Drammi familiari. Cos'è il moonwalk? Ma che cazzo? Come fa? Ma quindi da che ora stai in... Come fa? A farmi un walk! Sei capace tu? Se la scureggia fece le grida. Ma provo, dovevi entrare! Stavo a prendere delle cose! Come sta... Io non sto seguendo troppo Twitch. Come sta andando la convivenza di Dada? E come va? Cioè, dal punto di vista da spettatore di Twitch. Gaia, grazie agli 11. Quello grazie a te. Bene? Bene, bene. Giù di morale perché mi sono lasciato con la ragazza. Probabilmente ti starà guardando in live e gli diresti qualcosa per farla tornare. A caccio, tornare grazie 17. Grazie. Wow. Ha fatto buono. Vabbè, che cattivo. Luca, cosa fai se Giulia rimane incastrata nella lavatrice? Boh. Oh no, non è nel suo database questa domanda. Dipende. Slappy headset. Chiamo mio padre. Oh no, Luca, no. Sì, Luca, mio padre è un vice del fuoco. Siamo Luca, quasi no. A 20 mesi. Hype per il concerto. Se beccamo a Roma. Dai, è bella, grazie. È molto bravo a risolvere gli incastri. Okay. Quindi lo dico, è incassata nella lavatrice, cosa devo fare? Vabbè, guarda che è logico, brother. Praticamente la ragazza mia è un uomo.
ma ha sempre detto che quella protuberanza non era un pene, ma era semplicemente un problema che aveva alla vagina. E invece poi, anni dopo, quando volevamo un figlio, siamo andati dal ginecologo e praticamente gli ha detto che quella non era una protuberanza della vagina, ma era un pene enorme, e che quella sua faccia non era un bambino. Ma scusa, se era un pene enorme... Non era un bambino! Sinceramente, a siciliano sono, mi sono sentito più straniero a Nord Italia che in Germania, purtroppo. Vabbè, dipende, dai, ma medio, dipende. Ora, da ora guardiamo il video di Dario e Danny. Se vai lì con la canotta bianca smanicata in inverno, con peli di fuori, la cornamusa e la coppola, e fai nenghia, questo caffè è più buono al sod. Cioè, chiaramente poi non vai a trovare grandi aperture. Posso dire che è vero? Oh, guarda che Nanni ha ragione, bro. È assurdo che... Allora, il... Nannata al volo così. Allora, la discriminazione. Sì, la discriminazione da sud a nord e da nord a sud c'è, bro. Da tutti e due. Al nord rompono il cazzo perché dicono al sud bla 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 bla, sono tutti cafoni, e al sud dicono milanesi sono tutti sfigati. Bro, un attimo di cosa, io posso dire, mi paro il culo perché vivo, nato e cresciuto a Roma, top bro, io non so né giù e né su, posso essere la persona non inquadrata in questa conversazione, ma se al nord dite che questo al sud sono deficienti, al sud dite che al nord sono rincoglioniti, datevi pace, Roma non è sud, è centro, è un po' sud e un po' nord. A Roma c'è tutto, c'è la montagna, c'è il mare, c'è il cibo buono, c'è il dialetto e non, c'è l'arte, c'è il cinema, c'è la musica. Ora, change my mind, ma Roma è la città più bella del mondo, nonché la città più funzionale in termini di completezza d'Italia. Se vogliamo parlare di lavoro, non è proprio l'argomento giusto. Se vogliamo parlare di spostamenti, non è proprio l'argomento giusto. In sintesi, non funziona un cazzo, ma il cuore dei romani è il cuore più caldo di tutti. L'ho detto. L'ho detto. L'ho detto. L'ho detto. Perché a Roma non siamo solo romani. A Roma siamo napoletani, siamo calabresi, siamo siciliani, siamo milanesi, siamo veneti, siamo liguri, siamo tutto, tranne marchigiani. Cavolo. Farci i cazzi nostri, andare alla base A. Quelli no. Tica, in effetti, c'era anche la motoslitta. Ah, ehi, riesci a Sì, non è stata una bella idea. Sì, abbiamo... Ciao King, riesci a tirarmi su? Mi hanno sparato. La vita è una merda, Paolo. Vabbè, che fuck. Figlio di puttana! Bastardo! Ma io che sono un lord... Non sono marchigiano. Non ti metterò così in difficoltà. Ok. E dirò... Testa blu. No. Ok. No, no, e dirò tette rosso. Che testa di cazzo. Ti è andata bene sto round, tette rosso. Che testa di Vedi cazzo. Vedi tu come fare. Che testa di cazzo. Come cazzo le metto? Aspetta, faccio così. Dai, che fai schifo! Sì. Hank! No, no, no! Spinno veloce! Spinno veloce, chat! Che pezzo di merda! Che pezzo di merda! Qua a destra, però. Potentissimo ormai. Andiamo a rimarchiare le fighe con il scooter rotto. Ah, oddio! Preso colpo. Conosci? No, non lo conosco. Che sbocco adesso?
Ma perché ti ha visto ed è venuto di non venire alla vomita? Non lo so. I bambini, che cos'è? Che sbocco ha detto? Perché? Ha detto no, no, ho preso un colpo. No. Ah, oddio. Che vuol dire che sbocco? Perché ha detto che sbocco? Che cazzo significa? Ah, è slang, vuol dire che paura, che sbocco. Che sbocco, che paura? Non vuol dire che vomito? È tipo guarda in faccia a Omi e dire che sbratto. Ma che cazzo vuol dire? No. Boh, non l'ho mai sentito. No, no, non lo conosco. In ogni caso, rispettiamo lo slang milanese. Che sbocco ha detto? Ma perché ci ha visto ed è venuto di non venire alla vomita? Non lo so. Ah, ecco, infatti. Bambini, che cos'è questo? Ok? Sì? Una mano. La maggior parte dei bambini c'è un pesce. Io dicevo, non va bene. Perché? Ma solo io vedo che riferma. Cioè... è andata via, io l'ho chiusa e... ok, no, da me crie. From... ah. Oh! Ora allora... che sono... ah, è cresciuto Luca. Marco, resti 13, grazie, bello. È cresciuto, non puoi avere le mani ferme così per davvero. Ah no, ah no, aspetta. Tu, voi mi vedete? Sì, sì. Io ti vedo. Ok, Luca ci vede tutti frizzati. Ma perché Luca c'ha sti bug temporali? Incredibile. Sto fa vecchio. Ma so, senti la gola da... eccolo qua. Ma che cazzo di live, beh. Grazie ragazzi per... è un piccolo sputo per insaporire. No, no, Ale. Ale. Nanni, occhio che Marta spamma la web on art con l'assiveramento come i bimbi. Ale, l'ho sentito che l'hai scusato, eh. Ale, che palle. Ma non è vero, no, ma ha proprio... fatto finta. No, ho sentito proprio uomo di merda. Ma perché lo fa? Ah, finisce così, bello. Bello. Bello, bravo. Bello, bravo, bravo il nuovo Flips. Bravo, bravo. Ale, guarda, ti metto like. Non ho mai messo like a Flips in tutta la mia vita. Qua, Ale, metto like. C'è stato un bel video, una bella raccolta di clips.